La mitologia egizia è l'insieme dei miti e delle credenze degli antichi egizi. Questo popolo prosperò nella valle del Nilo a partire dal 4000 a.C. e diede vita a una civiltà durata 4 millenni. La mitologia egizia non è un corpo unitario, perché nelle diverse città dell'Egitto si adoravano dei differenti, dotati di funzioni e caratteristiche che sono cambiate nel corso dei secoli. Per gli egizi la divinità principale è il Sole, chiamato con molti nomi e raffigurato in molti modi. Dal terzo millennio a.C. si impone come divinità solare Amon-Ra, che ogni giorno solca il cielo, trasportando il sole a bordo di una nave d'oro. In alcune tradizioni, Amon-Ra assume anche la funzione di Atum, il principio creatore del mondo. Molti dei egizi hanno sembianze animali, come Bastet, la dea gatto, o Waget, la dea cobra protettrice del Basso Egitto, cioè l'Egitto del Nord. Alcuni dei hanno invece solo in parte fattezze animali, come Anubi, il guardiano dei morti dalla testa di sciacallo, o Thoth, dio della scrittura e delle scienze, raffigurato con la testa di Ibis. Il mito più importante della mitologia egizia è la storia della morte e resurrezione del dio Osiride. Osiride governa sugli egizi e insegna loro le leggi e l'arte dell'agricoltura, ma suo fratello Set, dio del deserto, è invidioso di lui e organizza una congiura per detronizzarlo. Riesce ad ucciderlo e riduce il suo corpo in pezzi, che sparge in tutto il paese. La dea Iside, sposa di Osiride, riesce però a ricomporre il corpo del marito, che torna in vita. Le due divinità si uniscono e generano Horus, dio del cielo dalla testa di falco. In seguito, Osiride muore definitivamente, passa nel regno dei morti e ne diviene il sovrano. Il giovane Horus, invece, cresce e sfida l'usurpatore Set per vendicare la morte del padre. La battaglia è aspra, ma alla fine il dio falco ha la meglio e diviene re d'Egitto. Questo mito ha varie letture. Set era venerato soprattutto nell'Alto Egitto, mentre Osiride era venerato nel Basso Egitto. Forse lo scontro tra le due divinità simboleggia le lotte tra le due parti del paese prima dell'unificazione nel 3000 a.C. Soprattutto però il mito di Osiride è alla base della fede degli egizi in una vita dopo la morte. Secondo gli egizi, infatti, l'anima del defunto può giungere al regno di Osiride, a patto però che il corpo sia ben conservato. Per questo i cadaveri vengono mummificati, le viscere sono asportate e il corpo trattato con sostanze chimiche prima di essere avvolto in bende di lino.